Ah, però, che bella domanda. La mia essere o non essere sempre più me stesso, no? Cioè, a volte ci sono dei lati di te che sperimenti, conosci e non è facile accettarli, diciamo così. Quindi essere o non essere sempre più se stessi. A me, boh, rimanendo nel tema della maternità, essere o non essere una brava madre, forse. Che è un po' una battaglia quotidiana, soprattutto per una mamma che poi lavora, insomma, che vive a volte anche un po' di sensi di colpa. La mia domanda più grande, poi alla fine, e che mi tormenta ogni tanto, e che mi fa mettere molto in discussione, che mi fa fare delle rinunce, come giusto che sia, è proprio se sto lavorando bene in quel senso Tu sei stata anche figlia e o no. Sì. sai bene che un genitore che si pone un quesito del genere è già un ottimo genitore. Io gli Secondo voglio molto me, bene a questo signore qua. Beh, eh. sicuramente la nostra società mette le donne di fronte a questo quesito, arrivato ad un certo punto. Vuoi o non vuoi, accade. Quando diventi mamma, e poi se fai un figlio, e quando fai il secondo, adesso fai il secondo. Cioè, è come se la nostra vita dovesse ruotare esclusivamente intorno a questo, quando in realtà, noi attraverso questo film vogliamo raccontare che non necessariamente può essere questo. Perché una donna deve decidere per forza che cosa essere? Può essere quello che è senza magari dargli neanche una definizione. Può avere più voglia di concentrarsi sulla propria vita in un momento, poi dopo sì, poi no. Insomma, c'è anche che ognuno può fare un po' quello che vuole. Assolutamente. Io poi personalmente mi sono immerso in una realtà del tutto femminile perché avevo proprio voglia di crescere da questo punto di vista, no? Anche perché per riportarlo sul mio senso di paternità, no? Che non si parla mai anche del senso di paternità. Quindi quale modo migliore di conoscere il mondo femminile sul tema e provare a riportarlo su di sé, no? E poi questo Magari film pure a noi ci ha fatto fare delle delle domande, delle riflessioni. osservazioni. Io un giorno gli ho detto, dopo che ho visto un video di una sua performance molto forte, mentre stavamo girando, l'ho guardato e gli ho detto così, Dan, gli ho detto, tu sarai un bravissimo papà, se vorrai e quando vorrai. Lui è rimasto, non so perché ho fatto un collegamento poi con un video che non Molto bello, parlava di no, paternità, però cioè, però vabbè, lo si capisce anche da come parla Fabio, dalla sua sensibilità, dalla sua delicatezza, dalla sua cura e attenzione che ha verso gli altri. Che semmai sarà, tu vorrai quello che tu, il tuo cuore desidererà, nel caso in cui saresti veramente top. oh mamma mia, il mio al le momento è vivere o non vivere a Roma, però è un dubbio che mi porto più o meno dagli ultimi 10 anni. mamma. Eh sì, però mi rendo conto che come proporzioni sembri più debole, ma in realtà ti logora anche di più. Il mio è, riuscirò o non riuscirò quest'anno ad andare da mia sorella a Natale? Perché sono 2 anni che ci provo e poi finisco sempre con tipo in lockdown, robe, eccetera. Quindi quest'anno, scusate, non si fanno le corna in diretta, però. E quest'anno, gesto scaramantico classico che non stiamo ad evidenziare, spero proprio di riuscire ad andare a fare Natale con mia sorella a Londra. Sì, guarda, hai avuto 40 anni per pensarci, non ti sembra abbastanza? È una delle mie battute chiave del film, perché in effetti è vero, perché comunque nel momento in cui ti dovessero chiedere a persona che non ci aveva pensato, perché in quel momento banalmente era single, vuoi un figlio? Puoi trovarti nella condizione di dire ci devo pensare, però se una persona ti dice hai avuto 40 anni per pensarci, non ti sembra abbastanza, c'ha ragione. E questa è l'ambivalenza grossa, di sapere che di tempo ne è passato tanto. E tu però non ci hai pensato, cioè non dico capiti tutti, forse era una cosa che sentivo un po' io, non ci ho pensato, ho avuto altre cose da fare. Ho dovuto studiare, ho dovuto lavorare, ho fatto storie che andavano bene, storie che andavano male, ne ho cambiate e non ci ho pensato. E però arriva l'arcangelo che ti pone di fronte ai 14 giorni e devi darmi una risposta.